Un saluto da Ponte News. Nella giornata di martedì 5 ottobre è stata indetta la conferenza stampa Novi Ligure presso il Palazzo Municipale e ha avuto come tema la promozione di iniziative volte ad aumentare la socialità, la cultura, la letteratura e la storia. Queste iniziative sono state presentate dal Comune di Novi Ligure ed è stata sottolineata la collaborazione avvenuta con gli animatori e inoltre con il Museo Campionissimi. Servizio. Attività volte a promuovere la socialità che nel periodo Covid è venuta a mancare. A progettarle e renderle note il Comune di Novi Ligure assieme agli animatori, sostenuti a loro volta dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando Luoghi della Cultura, di cui il Comune di Novi Ligure è stato assegnatario di un contributo finalizzato allo sviluppo di opportunità per la comunità, favorendo, come già menzionato prima, la crescita sociale e della formazione attraverso azioni e attività in ambito teatrale. Durante la conferenza stampa di martedì 5 ottobre presso il Palazzo Municipale, Andrea Sisti, assessore alla cultura e al turismo, ha specificato in merito. In uno spazio espositivo di quasi 3.000 metri quadri, una parte è destinata ai bambini e ai ragazzi della fascia di età tra i 6 e i 14 anni, così che il museo sarà aperto e fruibile dai più piccoli, con iniziative pensate per loro, praticamente 7 giorni su 7. Ed ecco la novità. Ci si potrà divertire in compagnia con la propria famiglia anche la domenica. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo buona giornata.